Se non mettiamo la libertà delle cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e senza farsene accorgere, in una dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone e la negazione di uguali privilegi alle altre arti rappresenterà la Bastiglia della scienza medica. Questo diceva Benjamin Rush, firmatario della dichiarazione di indipendenza del 17 settembre 1787. Ad oggi viviamo davvero sotto questa dittatura, che non è più nascosta. Quindi cosa fare? Denunciare e smascherare le menzogne. Lo Stato italiano non solo si gira dall'altra parte, ci mette in mano a dei giudici compiacenti e corrotti, a dei medici inetti, a degli ospedali che bloccano e ci mette in mano all'AIFA che trasforma un trapianto in farmaco. Così almeno guadagna. E noi siamo tutti morti. Lo Stato italiano è malato. Quindi cosa fare? Io lo giudico colpevole di essere malato e del suo ricorso, sinceramente, non so che farmene. Io lo condanno per aver calpestato i più elementari diritti umani, soltanto per interessi finanziari. Non merita di vivere. Siamo noi i giudici e questo Stato deve morire. Non c'è cura compassionevole che tenga per uno Stato di non diritto. E deve sapere che quando la verità avanza, la menzogna trema. Henry Spira diceva: il punto non è quello di ottenere una vittoria su qualcun altro, ma piuttosto quello di ottenere un cambiamento. E il cambiamento è molto più rapido e molto più duraturo se si riesce ad ottenere la collaborazione di quello che altrimenti sarebbe stato il tuo avversario. Bene, cos'è la disobbedienza civile? La disobbedienza civile è una forma di protesta che solitamente comporta azioni non violente, come marce, manifestazioni, scioperi, sit-in o occupazioni di edifici. I motivi per diventare un dissidente o un disobbediente sono quelli di agire sulla base della propria morale e modificare ciò che viene percepito come ingiustizia. È un modo per invertire o fermare alcune situazioni o richiedere che venga modificata o abrogata una legge. Si disobbedisce ogni volta che si infrange deliberatamente una legge o una richiesta da parte del governo, ritenendo giusta la propria e ingiusta e nociva quella del governo. È molto semplice. Noi dobbiamo seguire il nostro cuore, la nostra testa. Sapere quello che è giusto e quello che è sbagliato. Disobbedire, attuare una disobbedienza civile nei confronti di chi calpesta i più elementari diritti umani non fa altro che amplificare il gesto antidemocratico di un governo, di uno Stato. Non dobbiamo reagire alla violenza con la violenza. Un popolo non può rimanere sottomesso da leggi anticostituzionali. Un popolo deve saper reagire laddove appunto vengano calpestati i più elementari diritti umani. Il popolo italiano dovrà riacquistare la propria libertà, la propria democrazia, ma una vera democrazia, rispondendo con la non violenza. Potete calpestarci. Potete umiliarci, ma noi non risponderemo, incroceremo le braccia e vinceremo. E ogni vostro gesto violento nei confronti di un popolo verrà visto e letto dal mondo come un sopruso. Perché di questo si tratta, di un sopruso, da parte di poteri che si autoeleggono, che dettano regole non scritte, che ci costringono ad abbassare la testa, ad umiliarci davanti alle nostre famiglie, davanti ai nostri figli. Io dico disobbedienza civile,
Io dico incrociamo le braccia, colpiamo i loro interessi e mettiamo in ginocchio questa classe politica che è rimasta a guardare intere famiglie morire a causa di una crisi creata a tavolino. Questa è la verità. Noi dobbiamo reagire, dobbiamo garantire un futuro se non a noi stessi e ai nostri figli. Questo Stato, questo governo, e non solo in Italia, guardiamo la Grecia, che sta morendo ogni giorno sempre di più. Colpiamo l'informazione, che resta a guardare, ad inquinare le menti degli italiani. Noi dobbiamo sapere, noi abbiamo il diritto di sapere la verità. Là dove la verità non ci viene detta, allora è il momento che il popolo italiano incroci le braccia e pretenda giustizia. Noi siamo il cambiamento e voi soccomberete davanti alla forza e alla rabbia intelligente di un popolo che voi volevate sottomettere.